Tifosi nerazzurri, ben ritrovati a Solbiate Arno. È di nuovo tempo di scendere in campo per la Serie A femminile, per le Inter Women che affrontano la Juventus. È una delle sfide più sentite di tutto il campionato, di tutta la stagione. Tanto gara storica, perché per la prima volta queste due squadre si affrontano in massima serie. Brusti ha un po' di spazio per salire, ancora Brusti, non è messa bene la Juventus. Tarenzi sempre per Brusti, che potrebbe allargare da Marinelli, lo fa in questo momento. Gloria Marinelli va a cercare il fondo, il cross sul primo palo, è però un regalo per Laura Giuliani a Lucco. Lucco prova a portare a spasso l'Inter, poi morbidissimo questo pallone sul secondo palo con Cernoia, che può anche andare al tiro. Ancora Cernoia, entra in aria, Cernoia, l'appoggio al rimorchio, la sfera che resta lì, e da terra arriva il vantaggio della Juventus, il gol di Rosucci. Si alza la palla, scavalca Martitelli e finisce in porta, azione condotta da Cernoia, poi il duello tra Ovinen e Rosucci. Cernoia cercare lo stacco di gamma, si comincia però da dietro, ancora per Sicora, cross a cercare Girelli e arriva il 2-0 della Juventus. Girelli posizione regolare, forse Merlo la teneva in gioco, si è coordinata bene di testa. È morbido sul primo palo, non arriva la deviazione di Tarenzi, poi si coordina Ovinen, niente male. Non è che termina fuori, applausi per il tentativo di Anna Ovinen. Pandini contro Lucco, eccolo il cross per Tarenzi, che controlla ancora Tarenzi, non trova lo spazio per tirare, ma è molto brava a mantenere il possesso. Poi Marinelli con il destro, Marinelli, forse c'è una deviazione, pensa forse calcio d'angolo, eccolo lo scudo dell'Inter. 35esimo che scocca ora, finisce il primo tempo. L'appoggio per Pandini, quasi zona tiro per lei. Pandini avanza, deve saltare Saragama, ci riesce, poi la sfera resta lì. Goldoni allarga benissimo per Tarenzi, che non è in fuorigioco, lascia per Pandini. Bella occasione dell'Inter, para Giuliani, ancora Galli, può andare al rimorchio dove sta arrivando Cernoia. Cernoia prova a liberare il destro, non ci riesce, allora Rosucci col destro anche lei. L'arbitro non fischia, siamo messi malissimo. Maria Alves inseguita da Beatrice Merlo, ancora Maria Alves, Maria Alves in area di rigore. Juventus vicinissima al terzo gol. Girelli, solito controllo, palleggia Girelli, sombrero, gran numero di Girelli che poi appoggia per il sinistro. Ed il gol bellissimo di Cernoia, l'avevamo appena detto, una Juventus che è in grado con una giocata di cambiare il corso della partita. Assist di Staskova. Finisce qui, vince la Juventus per 3-0. Rosucci, Girelli e Cernoia, queste le marcatrici. Un Inter che ha comunque giocato una buona gara,